Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Chissà se aveva ragione il sinistro predicatore, capo della Chiesa Cattolica in Videodrome, il film di Cronenberg, oppure se a conti fatti la televisione che oggi viene celebrata è qualcosa di più semplice. Sì, qualche ragione l'aveva anche Edward Marrow in Good Night and Good Luck di George Clooney. La televisione soprattutto viene utilizzata per distrarci, ingannarci, divertirci e isolarci. Di certo continua a essere onnipresente nelle nostre case, non uno ma due, a volte tre apparecchi. Un sondaggio rivela che il 46% degli italiani ha una TV in ogni stanza e per lo più sono smart. Per più del 65% vuol dire relax davanti a un film, invece per il 18% significa informazione. Insomma, che rapporto abbiamo con il televisore? Ce n'ho due. E sì. Come li utilizza? Ebbene, quasi tutto il giorno, direi da sopensionata, allora tante volte mi serve come compagnia. Dipende dai periodi. Sanno periodi che me ne vedo di più e periodi che me ne vedo di meno. Da che dipende? Dipende dal tempo, dipende dall'umore interiore, dipende da tante cose. Non la guardo, tendo a non guardarla, preferisco guardare magari dei film online o sulle piattaforme di streaming. Televisione, lei la guarda? Sì, abbastanza. Che rapporto ha con la televisione? Per lei che cos'è la televisione? Passatempo, basta. Ma lei ha un solo televisore? Sto sola, ce n'ho tre, quindi... Sì, uno in camera, uno in sala e uno in cucina. È ben fornita? Sì.